a metà, prigionieri di un destino, asciugato di ruscino tra la forza e libertà. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Finalmente oggi la barba si vede. Ho fatta crescere un po', 4 giorni e mezzo circa, e oggi andiamo a sbarbarci. Oggi facciamo una prova. Come pre-barba utilizzo sia olio della Baird, eccolo qua. Cominciamo a metterlo e poi andiamo avanti con i prodotti. Vado a bagnare un po' il viso. Volevo nel frattempo anche salutare il piccolo Giuseppe di Venaria, un bambino di 6 anni che guarda le mie sbarbate. Mi sembra strano, ma è così. Mi ha chiamato il papà, mi ha mandato anche delle foto, che era lì che si guardava i miei video, poverino. Quindi lo saluto perché sicuramente gli farà piacere. Ok, l'olio l'abbiamo messo. Adesso, siccome fa freddo, incomincia a far molto freddo, vado a mettere anche un po' di per barba della ProRaso bianca, eccola qua, pelli sensibili, andiamo a mettere anche un po' di lei, eccola qua, barba come ho detto di 4 giorni e mezzo, anche 5 forse, non so se nei miei video precedenti mi sono mai sbarbato con una barba di 4-5 giorni. Ma credo proprio di no. Vado a prendere ancora un po'. Oggi ci facciamo una sbarbata tranquilla, senza fretta. Ammorbidiamo un po' il pelo. Basta, se no poi andiamo a dare fastidio alla pelle, anche andiamo a irritarci inutilmente. Andiamo a asciugare le mani bene. Vado a chiudere il 3. Come sapone, so, voi mi direte, ma perché non ho usato la linea bianca? Dopo vi dico. Vado a usare la ProRaso rossa perché fa molto fresco, come vi ho detto, quindi andiamo a utilizzare sapone da barba, barbe dure, anche per quello, perché ho una barba di quasi 5 giorni, quindi andiamo a utilizzare questo. Poi, come pennello, abbiamo il nostro maialozzo che l'ho riesumato, eccolo qua, bagno, lasciamolo ancora un attimino. Come dopo barba, eccolo qua, abbiamo il balsamo. Anche lui per pelli sensibili, ma oggi abbiamo anche una chicca. Vado a utilizzare prima il balsamo e dopo andiamo a utilizzare il talco. Io ho preso la spuma di champagne, però va bene qualsiasi talco, credo, vendono anche quelli della Taylor, però hanno un po' dei prezzi esagerati. Questa qui l'ho pagata neanche 2 euro, penso che quella della Taylor vai a pagare un boro talco, penso, boh, non voglio dire una cavolata, 7-8 euro. E non mi sembrava il caso, anche perché non sappiamo gli utilizzi che ne facciamo. Quindi, lo armiamo. Ah, no, mi sono dimenticato. Oggi andiamo a utilizzare, eccolo qua, lo Sciavetti, il Magic. L'andiamo ad armare con, arrivo e vi faccio vedere con cosa. Vado solo asciugando bene. Armiamo con Feder, eccole qua. Quindi l'ho già spezzata, andiamo solo ad aprirla, così mentre perdiamo un po' di tempo con tranquillità, l'olio e il pre fanno il suo percorso. La metta presa, sciavetta slitta, eccolo qua, non ve lo giro se non riesco io, lo andiamo ad armare. Ok.
Chavette armato. Si vede? Certo. Adesso sì. Perfetto. Allora, procediamo. Spostiamo le lamette che non voglio che si bagnino. Le mettiamo qua. Il nostro pennellazzo ce l'abbiamo, lo strizziamo. Perché il maialazzo? Sempre per questione di barba lunga. E poi lo dovevo risumare perché da un paio di sbarbate non si vedeva più di un paio. Andiamo a aprire il nostro sapone. Facciamo un montaggio in viso, quindi apriamo il ciuffo e lo andiamo a inserire all'interno. Ecco qua. Andiamo a fare questo lavoro. Andiamo a farlo amalgamare bene nel ciuffo e poi lo vado a bagnare nella mia ciotolina di acqua calda. È umido, ma gli do un po' di acqua bella bollente e procediamo. L'acqua in eccesso la vado a strizzare un po'. Comunque ragazzi, veramente la Pro Raso è micidiale. Spendi poco e ottieni tanto. Vado a dargli ancora un po' di acqua calda perché oggi abbiamo bisogno di scorrevolezza. Ragazzi, mi raccomando, appassionatevi nel mondo della rasatura, mi raccomando, è una cosa importante. Mi raccomando. Vado a prendere solo un attimo l'allume, qua, così se lo trovo al volo, non so se lo trovo, tiro fuori sempre la mia borsetta, eccolo qua trovato. Eccolo qua. Così non mi scivola il rasoio dalle mani. E possiamo incominciare? Già il primo puntino. Sapete che io con sciarretta e mano libera non è un taglio, mi sono asportato sempre un brufolo, però. Mi raccomando, se usate lo sciavette non premete per nessun motivo. Io ho fatto veramente pochi utilizzi con lo sciavette, forse 3 o 4,
Questa sarà la quinta volta che lo utilizzo. Bisogna prendere la mano anche con queste cose. Ok ragazzi, qualche taglietto ce lo siamo fatti, andiamo con la seconda. Però abbiamo asportato il 90% della barba, se non di più, facciamo il 95%. Lasciato qualche pelo. Andiamo con la seconda passata. Ci serve ancora un po' di sapone, sono stato un po' tirchio. Va bene così.
un po' d'acqua. Ah, ragazzi, per chi mi contatta in privato per i video della rasatura dei capelli, dovete andarveli a cercare nella pagina YouTube. C'è scritto rasatura capelli, basta che fate nel motore di ricerca, lo scrivete e vi esce. Poi comunque adesso farò anche qualche più video magari. Anche chi mi ha chiesto per la stiratura, se andate sul canale c'è tutto. Andate a vedervi i video. Ok, faccio due passate solo, ho fatto il pelo, faccio il contropelo e poi basta. Una cosa importante anche non fate mai sti movimenti, sempre dritti, fate attenzione perché vi combinate in maniera incredibile. Non abbiate fretta, andate con calma.
Ok, mi vado solo a rifinire, mi vado a sciacquare. Andiamo a sciacquarci. Vado a sciacquarmi con acqua fredda, così nel frattempo faccio chiudere i pori e mentre i pori si chiudono vado a togliere giusto quello che può dar fastidio. Credo solo nel sottomento, perché il resto non. Solo qua sento fastidio del resto e mi dà una bella sbarbata. Nonostante sciavetto utilizzato, te l'ho detto, ve l'ho detto 3/4/5 volte, non di più. Più qualche utilizzo di mano libera. Profondità, sono andato in profondità perché come vedete non sono tagli, sono tutti puntini. Vedete che non si sente neanche il pelo. Perfetto. Sciacquiamo con acqua fredda, un po' di allume. Comunque, non mi è dispiaciuta questa rasatura, nonostante mi sia tagliato parecchio. Tagliato. Red point, chiamiamoli così, mi sono fatti tanti red point. Se guardiamo attentamente, barba di 4/5 giorni. È venuta un'ottima rasatura, quasi anche BBS, quasi. Aspettiamo che faccia il suo lavoro, l'allume, e poi ricordiamoci, andiamo di balsamo e poi di talco, borotalco, perché vedete che un po' di irritazioni ci sono. Il borotalco è una bomba. Io ancora sinceramente non l'ho provato. Andiamo a provarlo e poi nel prossimo video vi dirò cosa ne penso. Allora, al lume tenuto più o meno 30 secondi, possiamo sciacquarci. Ok, andiamo a tamponare. Arrivo subito, ho visto due peletti qua sotto, non so se voi li vedete. Dovrei averli tolti. Poca roba, neanche si vedono, ma li ho tolti. Il mio figlio vuole vedere qualcosa. Comunque, allora, ecco qua.
Balsamo dopo barba, pelli sensibili, pro raso bianca. Andiamo a mettere questo. Caduto il tappo. Opla. Lo mettiamo dopo. Il tappo. I bambini cosa non combinano? Ok, nel frattempo che asciuga un po' il balsamo, anche se andrebbe bene anche metterlo così in borotalco, però noi facciamolo asciugare, così nel frattempo andiamo a vedere i prodotti che abbiamo utilizzato. Allora, abbiamo utilizzato due prebarba. Abbiamo utilizzato prima l'olio, eccolo qua. Poi abbiamo utilizzato, asciughiamolo, il barattolino della ProRaso bianca. Sempre lui il ProRaso per pelli sensibili. Aspettate che lo, tanto lo conoscete già, però mi metto davanti così lo vedete meglio. Eccolo qua. Quindi abbiamo utilizzato due prodotti. Come sapone siamo andati sul ProRaso rosso, eccolo qua, per pelli dure, perché avevo la barba di 4-5 giorni, ve l'ho ripetuto già 10 volte, ma anche l'undicesima non dà fastidio. Come rasoio il Magic Chavette, armato con le Feather, eccolo qua. Adesso possiamo tornare al nostro talco. Quindi, allora, io ho preso questo qua. Come vi ho già detto all'inizio, ci sono dei talchi specifici per la rasatura che io non ho ancora provato, non so se cambi qualcosa, però andiamo a utilizzare questo noi. Ok, proviamo così. Metto ancora un pochettino. Si è asciugato già tutto il balsamo, perfetto. Mi sono combinato uno schifo, ma ci sta. Ok, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e se avete bisogno di info sulla rasatura del capello, mi raccomando, chiedetemi. E se vedete questo video iscrivetevi al canale e io magari vi indirizzo sul link, anzi magari ve lo metto in descrizione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.